Gianni Minoli, giornalista, autore e conduttore radiotelevisivo, è da oggi cittadino onorario di Napoli. Il riconoscimento conferito dal sindaco Gaetano Manfredi nell'auditorium Rai di Napoli è stato voluto da numerosi artisti ed intellettuali ed approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale. Ha avviato un percorso che poi oggi vede Napoli forse la capitale delle fiction italiane. E quindi è un riconoscimento a Gianni Minoli per questa intuizione, ma anche un riconoscimento del rapporto molto stretto e molto forte che c'è tra la città di Napoli, la RAI e il centro di produzione RAI, che è una grande risorsa culturale della nostra città, ma anche un grande strumento di creazione di professionalità, di lavoro, di economia. Dirigente RAI e autore di format di successo, tra i suoi progetti più famosi c'è Mixer, Gianni Minoli ha scongiurato la chiusura del centro di produzione RAI di Napoli con l'ideazione di Un posto al sole, che ha salvato centinaia di posti di lavoro e rilanciato l'immagine ed il prestigio della città anche all'estero. Voi parlate di soap opera, questa non è una soap opera, è un grande romanzo popolare che ha alle spalle tanto studio, perché io ho messo insieme professori dell'università, tutti i ricercatori del Censis, che ci davano le linee guida dello sviluppo del paese, che trasmettevamo agli sceneggiatori, per avere la certezza di avere un'aderenza al sociale che si sviluppava. Questa è stata una scelta strategica che ha vinto. Gli italiani all'estero sono di più degli italiani in Italia, sono 60 milioni, 65 milioni, e tutte le comunità italiane guardano Un posto al sole. E noi abbiamo girato, se uno pensa, in 27 anni è come se avessimo fatto 1500-1600 film. La cittadinanza onoraria, conferitagli alla presenza di familiari, colleghi giornalisti, rappresentanti della RAI e delle istituzioni, è espressione del sentimento di riconoscenza e gratitudine del popolo napoletano. Rendere onore a un grande protagonista della RAI e rendere onore al lavoro anche di tutti i dipendenti della RAI che nel corso degli anni hanno contribuito a rendere questa sede, il centro di produzione RAI, un luogo importante, un luogo dove si è data la possibilità di raccontare la città, il paese, far lavorare persone. Io credo che questo sia un valore assoluto, e Giovanni, con la sua scelta all'epoca di Un posto al sole, è stato colui che ha contribuito significativamente a far sì che questo centro di produzione potesse vivere e poi soprattutto crescere. Ne ha fatto industria, e da Sabaudo qual è? La dico male, e lui qui non c'è la Fiat. Una Fiat l'ha creata, e a differenza di quell'altra, che è finita come è finita, questa invece continua.